Ciao a tutti, quinta puntata TV Cam. Prima di elencarvi le gare presenti in questa puntata, vi elenco le formazioni che sono scese in campo in questa sfida fra la Gims e Genuis e la Proferrini. Partiamo proprio con questi ultimi, la Proferrini, che vede in campo Pizzalis Umberto, Ucchedu Attilio, Piras Pietrino, Firino Fabrizio, Piroddi Massimiliano, Floris Fabio, Moci Renato, Ragnetta Mario, Campagnone Massimo, Piroddi Stefano, Murenu Davide, Piroddi Fausto, Pilia Massimiliano, Madedo Antonio, Tronci Marino, Saba Maurizio e Zucca Fausto. Mentre per la Cefonsarda sono scesi in campo Labieni Massimiliano, Antonino Massimiliano, Loi Gianluca, Pisanu Davide, Cogoni Giuseppe, Perseo Fabrizio, Garbatti Oscar, il presidente, Cioffani Maurizio, Piredu Roberto, Daniello Giacinto, Loci Roberto, Bosco Alessandro, Lecis Francesco, Sidi Davide, Tanca Edmondo, Mure Ignazio, Rossi Maurizio, Cini Davide, Sidi Fabio, Sanna Maurizio Giuseppe e per finire Daga Maurizio. Come vi dicevo prima, quinta puntata dove vedremo le categorie over 40A e senior 47, rispettivamente Proferrini contro Gims e Genuis, Old Boys contro Teddy Boys e per finire Cefonsarda contro la Sinergia Assicurazioni. Poi a fine puntata diamo un'occhiata insieme alle varie classifiche. Ma parliamo un po' di questa gara che state già vedendo, una buona gara dal punto di vista del gioco con la Proferrini che nel primo tempo ha fatto vedere un'ottima qualità, un gioco più deciso e organizzato rispetto agli avversari che anche contando che sono arrivati con 11 uomini contati, quindi senza cambi per tutta la gara. Per quasi tutto il primo tempo invece la Gims e Genuis ha dovuto un po' subire il gioco avversario, anche se comunque ha difeso alla grande e ha sventato parecchie occasioni pericolose. Merito quindi anche della difesa, ma anche un po' dovuto all'imprecisione degli attaccanti della Proferrini. Il secondo tempo invece cambia le cose, diciamo che vengono invertite, perché ovviamente la Proferrini non poteva mantenere lo stesso ritmo di gioco per tutta la gara non avendo cambi, quindi la concentrazione cala. È stata qui brava la Gims e Genuis, ne approfitta dove cresce nel gioco e fa due gol, reti siglate da Oscar Garbatti, presidente e giocatore della squadra, una all'inizio della ripresa e una al termine della gara. Risultato finale quindi 2-0 per la Gims e Genuis e al termine della gara abbiamo scambiato qualche parola con Livio Saiu, il mister della Proferrini. Livio Saiu della Proferrini, il mister, hanno perso la gara per 2-1 ma con un ottimo gioco. Non c'è molto da dire, se non che dire che abbiamo sbagliato l'impossibile oggi. È la prima occasione, oltretutto creata da un nostro svarione, sono passati in vantaggio. Poi hanno raddoppiato, ci siamo svegliati, nonostante le palle gol l'abbiamo accorciato, però poi non c'era più tempo. Però insomma ci va male, ci va tutto storto. Tante occasioni al primo tempo, tante al secondo, però niente, quando va così non ci puoi fare nulla. Loro ci hanno aspettato, sono stati forse più umili di noi e ci hanno punito. Tutto lì. Com'è andata la vostra squadra? Fai riferimento a questa partita o in generale? No, dall'inizio in generale. Oh, beh, siamo partiti un po' male, insomma. Quest'anno, niente, ci va tutto storto, ecco, perché non è la prima volta che facciamo prestazioni come questa, dove sbagli tanti gol e poi subisci. Quelle sono sconfitte, non c'è altro. Niente, speriamo che, insomma, basta rimboccarsi un po' le maniche, vedere un attimino, però se non la buttiamo dentro continuiamo a restare in fondo alla classifica, tutto lì. Perfetto, arrivederci. Okay. Dai, dai, dai.
seconda gara che andiamo a vedere, in campo gli Old Boys contro Teddy Boys, autocarrozzeria Rosso Sport. Vi leggo le formazioni, partiamo subito con gli Old Boys. Collu, Patrizio, Mura, Marco, Garau e Fisio, Dessi, Marcello, il portiere che poi viene sostituito per infortunio, Pisano, Enrico, Cucuru, Costantino, Farris, Gianluca, Galistro e Fisio, Salaris, Salvatore, Porcu, Claudio, Podda, Mario, Tanda, Roberto, Carco, Fabrizio, Mongitu, Andrea, Melissa, Andrea, Collu, Ottavio, Fanni, Antonino, Sassu, Michele, Caffarchio, Mauro e Balata, Andrea. Mentre per i Teddy Boys, Pani, Andrea, Cambetta, Giulio, Laconi, Giorgio, Desi, Roberto, Porco, Luciano, Frau, Davide, Lodo, Paolo, Deiano, Ignazio, Pani, Aldo, Carucci, Franco, Fada, Adriano, Campagnola, Raimondo, Giraldo, Carlo, Lodo, Francesco, Magia, Roberto, Esi, Bruno, Floris e Massimiliano. Una bella sfida questa fra gli Old Boys e Teddy Boys, Old Boys di poco superiori nel gioco rispetto agli avversari in questa gara, dove purtroppo perdono il loro portiere, gli Old Boys, come vi dicevo prima, Marcello De Sì per un infortunio alla caviglia e sono costretti a sostituirlo. La grinta è ottima da parte di entrambe le formazioni, gioco che però è concentrato molto al centrocampo nel primo tempo e poche le occasioni da gol per entrambe sempre nel primo tempo. Nella ripresa invece il gioco è più fluido, le squadre vogliono vincere, si fanno vedere molto di più nell'area avversaria dove poi arrivano anche i gol. Reti siglate per gli Old Boys dal numero 15 Podda e dal numero 24 Caffarchio, unico gol invece per Teddy Boys, autocarrozzeria Rosso Sport, è stato fatto dal numero 7 Frau. Franci, non farlo tirare, no! Prima gara, questa che vi presento, la terza categoria over 40A, in campo la CEP Fonsarda contro la Sinergia Assicurazioni, arbitrata dal signor Carrus, partita che non ci ha concesso molto spettacolo nonostante la grinta delle squadre e la voglia di fare il risultato, gara molto statica dove gli avversari sono studiati per gran parte della partita, come ci dimostra anche il risultato. Una sola rete ma tre punti preziosi per la CEP Fonsarda, l'autore il numero 15 Loci, Sinergia Assicurazioni invece che torna a casa con 0 punti. Prima di leggervi la classifica vi volevo far sentire un breve pezzo dell'intervista che Radio Sintoni ha fatto a Ignazio Mura della CEP Fonsarda e vi ricordo che l'intervista completa potete ascoltarla cliccando il link nei dettagli del video. Andiamo. Dei tornei CAM di Paolo Allegrini, c'è Ignazio Mura oggi, pronto? Pronto? Ciao Ignazio, buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti a voi. Sei al mare? No. No, sono in giro con la famiglia, siamo qui adesso per rientrare a casa, a mangiarci la cordula. Una bella cordula arrostita. Ignazio, ricordati che sei un atleta, quindi insomma. Vabbè, un atleta 10 anni fa, con 80 anni di carriera. Lo come so, tu sai benissimo. Io so che tu sei un ex pugile. Praticamente Sì, un ex pugile professionista. Praticamente a Cagliari ci conoscono come gemelli Mura, perché in effetti io ho fatto 70 così da dilettante, poi 3 da professionisti, che chiaramente fatti in un'età chiaramente già abbastanza avanzata, diciamo 27-28 anni, poi a 30 anni abbiamo preso, diciamo, i guantoni al chiodo e dedicarci a un'altra attività che mi è sempre piaciuto, il calcio, ecco, come tu sai benissimo. Certo. Allora, tu infatti giochi a calcio, calcio a 11 nella Genuis, giusto? Sì, Genuis, gestita dal presidente Oscar Garbatti. È una squadra di Cagliari. Sì, sono stato accolto in questa famiglia 4 anni fa, questo è il 4° campionato che faccio. Senti, ma tu prima di entrare a far parte di questa squadra di calcio, cioè, voglio dire, tu facevi il pugile, però sapevi anche già giocare a pallone, no? Vabbè, definimi di parlare di saper giocare a pallone, lo saremmo quasi a fare una blasfemia, diciamo. Cioè, sì, vabbè, praticamente comunque il pallone mi è sempre piaciuto, cioè.
Come vi dicevo prima, andiamo a vedere quattro classifiche di quattro campionati. Partiamo con l'Over 40A, vediamo in primi in classifica il Narcao con 17 punti, a pari punti con le 9 poste Colonial Fruits, terzi Musei Iglesias, quarti Madadeddu, quinti gli Old Boys, sesti Atletico Pirastu, settimi Panificio Genuis Cepfonsarda, ottavi Amatori Sardina 96, nono posto invece per il Synergy Assicurazioni, decimo per World Rangers, undicesimi San Mastico Tromori, dodicesimi Sodigas Brancaleone, al tredicesimo posto vediamo l'Albedo Eri Online, quattordicesimo posto e quindi ultimi in classifica invece per la Proferrini con 20 reti subite e 4 gol fatti. Andiamo a vedere invece l'Over 40B, vediamo il Sinai Conad 40, primo in classifica dominare con 25 punti, secondi Polisportiva Isili a 17 punti, a pari punti con il Villa Novatulo, terzi in classifica, quarto Nurallao, quinto Gesico Mosaico, sesto Polisportiva Gesturese, settimi Barummini, ottavi Turriga Selegas, nono posto per Polisportiva Orrolese, decimi San Marco, 11 Jasnagora, 12° posto per il Senor B, 13 Villanova Franca e 14° posto, quindi ultimi in classifica per la Mino Spano con 4 punti. Classifica Senior 47 invece, primi in classifica il GS 150 Pizzeria 554 con 16 punti, stessi punti della seconda in classifica Sinai Senior. Terzo il Calaseta Turisport, quarto gli Old Boys Senior, quinti in classifica Jim Se Genuis Chapman Sarda, sesti BMK SC, settimi Ristorante Sabarracca, ottavi Termoidraulica Cuboni, nove Termomax Senior, decimo posto per gli Orsham e undicesimo ultimi in classifica con 0 punti autocarrozzeria Rosso Sport Teddy Boys. Andiamo a vedere per ultima la classifica Amatori 26 del sabato, vediamo primi in classifica gli Ergo Biologic con 21 punti, secondi autocarrozzeria Roberto Solla con 20 punti, quindi soltanto un punto di distacco dalla prima, terzi Spa Electronics, quarto il Senegal, quinto Le Orme, sesti Mac Thermomax, settimi Agenzia Funebre Leonori, ottavi la San Mauro, nono posto Beno Group Cepfonsarda. Al decimo posto Bortolo Costruzioni, undicesimo posto per il Generosi, scusate, dodicesimo posto invece per il Borussia Arcole con 5 punti, a pari punti con la tredicesima in classifica, gli Elanders, e ultimo posto invece per gli Incisivi con un punto, 20 reti subite, 5 gol fatti. Io vi lascio, la quinta puntata di TV Cam termina qui, ci vediamo la settimana prossima con la sesta puntata, grazie a tutti, grazie per l'attenzione, ciao!